Buongiorno a tutti, un paio di notizie fresche fresche di oggi. 2 settimane fa ho scritto, mi sembra su LinkedIn, un po' dappertutto comunque, di come Facebook stesse progettando di assomigliare sempre di più a TikTok. Cosa significa questo? Che TikTok, per chi lo conosce, è un social che basa, diciamo, la sua fortuna sulla realizzazione di video brevi, 60 secondi, giù di lì 90 secondi, insomma, e soprattutto ha due sezioni. Una sono le persone, gli account che segui, l'altra sono praticamente gli account che potrebbero interessarti, la sezione per te. Beh, se apriamo Facebook in questi giorni, adesso bisogna vedere se è una prova, se insomma. Sapete che queste cose variano di giorno in giorno, ma sicuramente la sezione, o meglio, tra i post della nostra bacheca ci sono sempre più post consigliati di account che in realtà non seguiamo, sono post di persone, che potrebbero esserci, che potrebbero interessarci perché tra i nostri interessi siamo andati a cercare delle pagine simili, diciamo così. E quindi quasi una sezione per te. Ora non possono farlo proprio spudorato. Questo cosa significa a livello di business? Che le nostre pagine quindi prenderanno di nuovo valore, quindi saranno più viste in base agli interessi, eccetera. Io lo dubito, per me quello ormai è sponsorizzazione quasi pura, sì, in base agli interessi anche se attenzione che tra un pochino questi interessi andranno un po', come dire, a scemare. Meglio in questo momento testare situazioni come Reel, per esempio, che c'è anche su Facebook da febbraio, o gli stessi Reel di Instagram, che poi di nuovo è una copia di TikTok. Perché? Perché non sono ancora sponsorizzabile, quindi sono maggiormente spinti dal social stesso. Mentre secondo me sugli interessi dei post consigliati saranno soprattutto, vedremo se sarà così o no, cose più frivole o interessi riguardanti, che ne so, per esempio fate, che ne so, cose spirituali piuttosto che calcistiche, sportive, musica, insomma, queste cose che per carità, che ne so, io seguo molti, per esempio, nel mondo olistico, no? E seguo anche come curatore di contenuti e di visibilità. Però, a mio avviso, se io pubblicassi un post, per esempio, di un corso, dubito che questo post finirebbe nei post consigliati di altre persone. Mentre, che ne so, un post dove si parla, che ne so, del miglioramento o un consiglio pratico giornaliero, quello secondo me sì. Quindi, come sfruttare questa occasione? Cercando di creare community intorno a noi, quindi sì, pubblicare molto, sempre, cercare di pubblicare il più coerente possibile, non per niente, tipo avete visto il mio esempio, io ho separato We Are The Net da Cronache Cibernetiche, cioè ho creato due brand separati perché Cronache Cibernetiche parla esclusivamente di digital, informatica, diciamo, mentre We Are The Net è più sulla mia vita, le cose che mi piacciono, eccetera, può fregare un pochino di meno o anche di più, però uno per me è la vision e l'altro la mission. È ovvio che, come mi dicono tanti, questa roba qua è un lavoro, certo che è un lavoro, quindi concentrarsi su una pagina, far passare magari anche il quotidiano di questa pagina, perché forse il quotidiano potrebbe essere quello che scardina diciamo questo algoritmo che comunque porta sempre a sponsorizzare per avere una buona visibilità. Ultima cosa, siccome siamo proprio in un periodo di prove, no? Anche di Facebook e di altri social, beh,
tentare strade nuove, perché ogni tanto in questi algoritmi ci sono falle e quindi ogni tanto nelle falle si esce fuori che diventano virali dei post che mai più penseresti. Quindi provate strade nuove e soprattutto format, che secondo me è la parola del 2022. Format, perché un format può interessare le persone a prescindere dal prodotto, poi il prodotto viene dopo, ma il format è secondo me una delle cose più importanti. Questo era Cronache Cibernetiche e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Fabio Mattis.